Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, come state? Spero bene, eccomi qua, siamo nel mio messaggio del giorno, vi faccio subito l'elenco delle carte. Stamattina non vedo l'ora di vedere cosa l'universo ci vuole dire. Ovviamente prima di fare l'elenco vi ricordo che c'è la tempistica nella descrizione del video, quindi per tutti coloro che vogliono andare avanti, non vogliono ascoltare tutta la scelta delle carte, potete andare lì, cliccate e andate direttamente alla lettura. Allora, vediamo le carte scelte oggi per voi. I messaggi magici delle fate, gli oracoli degli angeli del cuore, le sibille Lenormand, i tarocchi napoletani, le sibille italiane classiche, gli Unicomon, Tarot, i tarocchi solo arcani maggiori moderni, gli oracoli di Helen e le carte dei King. Io mi appresto subito a mischiare, a vedere la prima carta che viene fuori, se viene spontaneamente, lo sapete, io sono ben felice, ma se non viene spontaneamente, la pesco io. Eccola qua. Quindi il messaggio del giorno in effetti ha questa caratteristica. Allora, ragazze, come state? Spero bene, ragazzi, ovviamente i miei maschietti, a cui voglio tanto bene, che mi seguono, siete tanti anche voi, siete molto cresciuti, grazie di cuore di essere comunque presenti nei miei interattivi. Sapete che le femminucce fanno un po' da, insomma, da padrone, no? Perché sono veramente tante, tante, tante in più. Però devo dire che io ultimamente ho avuto un riscontro di tanti maschietti che mi seguono e quindi voglio ringraziarli pubblicamente. Grazie di cuore. Poi vi voglio dire anche che questi, diciamo, interattivi collettivi che riguardano in particolare il messaggio del giorno non hanno effetto oroscopo, cioè non è cosa vi deve succedere oggi, stamattina, no, 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 assolutamente no. Qui è un qualcosa che vi deve venire dall'universo, quindi qualsiasi, lo potete aprire in qualsiasi momento, anche fra un anno. Vale la prima volta che lo aprite, quindi non conta la data oggi. Infatti io non metto data, no? Potrei mettere oggi tot tot, no, perché non è un messaggio aggiornata, non deve assumere questa, diciamo, connotazione. No, è un messaggio che ha sempre valenza, perché è un qualcosa che voi dovete sapere oggi, ma che non riguarda solo oggi, riguarda un aspetto, un qualcosa della vostra vita, almeno per coloro che si riscontreranno, è chiaro, non vale per tutti, sappiatelo, non è valido per tutti. Se trovate dei riscontri, bene, se non trovate dei riscontri, lasciate assolutamente stare, tanto io lo faccio tutti i giorni e ci sarà sempre un messaggio per voi, perché no? Se invece avete riscontro, allora beh, chapeau, siete fortunati e quindi ascoltate bene ciò che dice il messaggio, però non prendete comunque decisioni importanti perché sapete come funziona, quindi sapete che in ogni aspettate io qua ho visto una cosa strana, solite cose di Zaira, vediamo se mi sono sbagliata oppure. Eccola qua, lo vedete, si sono. È uscita fuori queste carte, ogni tanto mi succede, ma sapete che le casualità non esistono per me e quindi io le prendo tutte e tre. Allora, piccolo break. Eccomi qua, carissime, benvenute e bentrovate anche a voi che siete andate avanti nel video. Andiamo a vedere le carte uscite. Qua abbiamo Primavera. Ancora Alchimia, la carta dell'alchimia, e abbiamo la carta del prima di tutto ama te stesso. Queste sono le tre carte delle indicazioni. Andiamo ancora a vedere. Qui abbiamo il gentiluomo, il cavaliere, colui che voi probabilmente state pensando in questo momento. Abbiamo Osurdate, quindi cavaliere, Osurdate, insomma, qui c'è qualcuno che sta arrivando. C'è la carta della malinconia, vedete? Come carta del Unicomon abbiamo, oddio, questo che cos'è? Ah, il 5 di spade. Guardate, ragazze, queste carte sono veramente incredibili. Io non riesco ad identificarle alla prima occhiata. Sono molto particolari, eh?
Quindi andiamo a vedere ancora. Ah, il giudizio capovolto. Gli oracoli di Helen ci danno nostalgia del passato e lontananza. I King ci danno il King numero 17, il seguire. Quindi qua c'è un cambiamento da accettare. Vedete, questo è il King. Quindi lasciarsi guidare. Allora ragazze, qui c'è un ripensamento, una delusione, un qualcosa che è finita, c'è molta nostalgia, molta tristezza, però vedete come se questo allontanamento ha creato tanta di quella delusione, che anche il pensarci, il magari non si ha neanche più il desiderio di un ritorno, ecco, perché quando la carta del ritorno esce al contrario, ci sono dei ripensamenti anche nel ritornare, nonostante la nostalgia, nonostante la, perché qua vedete ci sono successe delle cose veramente molto gravi, perché 5 di spade è una carta un po' brutta, sì, perché ci parla di gravi cose successe, conflitti, parole brutte, insomma qui veramente si è forse oltrepassato il limite. Ora io vedo qui una visita, una notizia, dei messaggi, degli inviti, cioè questa persona vorrebbe rivenire nuovamente verso di voi. Vedete, qua abbiamo questo bel cavaliere pronto, e questa carta del cavaliere ci parla proprio di questo, di un'azione rapida, di una visita, di un invito, di notizie o messaggi. E in effetti qua sulla carta o sul dat c'è qualcuno che ci offre nuovamente qualcosa. Vedete qua un fiore, quindi qua, come dire, come se questa carta significa anche avere rispetto, seguire le regole, obbedire. Quindi qua sicuramente c'è stato un qualcosa che non ha avuto questo rispettare le regole. Probabilmente con questo 5 di spade non si sono rispettate queste regole. E la carta del giudizio capovolto, ragazza, è una carta di una situazione che va avanti così, sempre con questi ripensamenti, ci mettiamo insieme, poi ci ripenso, ci mettiamo insieme. Cioè, quindi qua siete proprio veramente tristi, malinconici e depressi, perché questa situazione è come se non ha mai fine. Quindi qua la nostalgia, la lontananza c'è. Però è come se questa carta, il seguire, vi dice un cambiamento da accettare, lasciarsi guidare. È come se questa stessa vi dice, nonostante questa persona, vedete, si fa sempre avanti, voi non dovete più accettarla. Il giudizio capovolto ci fa capire che questi continui allontanamenti e riavvicinamenti sono arrivati anche loro alla fine. E la carta del ritorno capovolto, cioè questa carta vi dice basta, dovete chiudere, dovete accettare questo cambiamento, dovete prima di tutto amare voi stesse. Qua c'è la carta ama e rispetto di sé rende più romantici e attraenti, anche se c'è una forte alchimia, la carta dell'alchimia con questa persona molto forte, però voi dovete bypassare, perché qui siete arrivati a un punto di non ritorno. I ripensamenti, le delusioni, questo allontanamento, questo va e viene, vi crea veramente tanta tristezza, tanta depressione, e voi dovete pensare a voi stessi. Questo vi dice questa stessa. E in primavera i vostri desideri si esaudiranno, perché qua la carta dice proprio i tuoi desideri saranno pienamente esauditi quando i fiori inizieranno a sbocciare. Quindi se qua c'è qualcosa che vi riguarda, no? Anche, che ne so, magari anche la comparsa di una nuova persona, questo succederà in primavera. Voi direte, vabbè, ma Zaira, noi siamo in estate. Lo so, però sapete che le cose, cioè quando si lascia un amore o un presunto tale, e comunque si è sofferti, c'è stata molta attrazione, molto magnetismo, non è che poi finisce così, no? In un battibaleno. Quindi comunque il tempo previsto, che potrebbe essere all'incirca un anno, perché siamo alle soglie dell'estate, quindi poco più di un anno è il tempo secondo me normale per voltare pagina e per poter veramente avere questi vostri desideri esauditi. In ogni caso, questo consiglio, questo messaggio è per coloro che hanno una situazione
di andare, venire, ritornare, chiudere, riaprire all'infinito. Vedete, la carta del giudizio vi esce capovolta, come dire basta, è arrivata la parola fine. Trovate il coraggio del cambiamento, anche se soffrite, anche se c'è un'alchimia forte, però cercate di riuscirvi perché c'è previsto per voi ciò che veramente desiderate. Potrebbe anche essere un incontro con una nuova persona. Ragazze, questo è quanto, vi aspetto tutti nei commenti, ragazze e ragazzi, è sempre. Vi aspetto tutti nei commenti, fatemi sapere i riscontri. Io vi ringrazio di essere stati con me, vi do appuntamento domani mattina e vi auguro dal profondo del mio cuore una giornata piena di luce, di belle cose, begli avvenimenti, divertimenti, gioite, insomma, state bene. Un bacione enorme dalla vostra Zaira. Ciao!